Ciao a tutti ragazzi, oggi ho deciso di andare avanti un pochetto con la storyline principale, quindi questa sarà una missione principale che serve per andare avanti con la storia, che tutte le altre o quasi erano secondarie, diciamo. E vado a parlare adesso con Takemura. Vediamo un po' che tocca fare qui. Una signora davvero deliziosa. Queste informazioni potrebbero fare al caso nostro. Ma io cercherò di approfondire. Resterò qui per un po' e chiamerò alcune conoscenze. Non appena saprò qualcosa di nuovo, te lo farò sapere. Fa attenzione, Goro. Anche tu. A più tardi. Quindi, che tocca fare? È un giorno, tutto da un giorno, boh, vabbè. Ehi, cerchi un po' di questo. Ehi, non ci vedi? Ho qui qualcosa che te lo farà tirare per ore. Attendiamo la chiamata fra un giorno. Intanto Clay Russell c'ha la terza parte della qualifica, infatti sono tentato di andare a fare la garetta nel frattempo che aspettiamo, quindi sono partito con l'intenzione di andare avanti con la missione principale. Però a quanto pare questa missione principale non sa da fare oggi, cioè potrei anche mandare avanti, però visto che combacia The Beast in Me, che sarebbero le gare, tanto vale finirla qua, finire le qualifiche e continuare così ce lo leghiamo un po' dai coglioni. Bene, apriamo il messaggino. Ultima gara. E che ci vuole? Un altro paio di chilometri così. Dai, è verde, raga. Mamma mia. Ma levale da le palle. Certo, un po' una giornata di merda per correre, vabbè. Magari dall'altra parte non piove. Thank you.
sedere, immagino, su questo divano sfatto, chiama e chiama. Claire. Sì, pronto per la prossima gara? Sono già qui, ti aspetto. Vuoi usare il tuo mezzo o prendo? No, sta botta, uso il mio. Usiamo il mio. Mi sento più a mio agio, capisci? Certo, beh, direi. Allora, ci vediamo al rancio? Fatto subito, a dopo. Anche smesso di piovere. Ma non mi sembrano tutti sti bolidi qui, quindi. Ma resta qui vicino. L'unico che vedo è il mio, meno male. Quante probabilità abbiamo? Beh, non sarà facile battere Luigi. Poi oggi amarrà sulla torretta. E quindi. È brava a centrare le gomme, ma non preoccuparti, non farti influenzare. Tu pensa alla strada, io penso all'intrattenimento. Scusa, faccio solo un paio di controlli prima di cominciare. Certo. Oh, sta macchina sì che roba seria. Portarci lui. Perché ci provino? Cazzo, calla, lo sapevo. Ma che ne mancano tante di checkpoint, quindi non è detta l'ultima, però. Guarda, anche tu ti dai del cazzo, mi fa piacere. Grazie. Serio.
sei. Infatti, l'ultima curva che devo fare, devo fare le cazzate, l'ultima curva mi pare pure giusto. Affanculo la matita, le palle. Adesso non fa un po'. Veramente. Siamo in finale. Strano. Sì! Sì, cazzo! Non abbiamo mai vinto. Non fermarti, ok? Va avanti ancora un po'. Perché? Ti devo parlare. C'è una cosa che devi sapere. Ok. Serviamoci lì un attimo. Alza quanto rompi le palle. Dai, su. Stavo a buttare. Wow, che panorama. Già, io e Dean venivamo spesso qui. Vuoi dirmi qualcosa? Ti ho parlato di Dean, no? Mio marito. Sì. Il tuo compagno di corso, no? L'uomo migliore che abbia mai incontrato. Prima del mio intervento eravamo amici. Mi portava i fiori in ospedale. Ai nuovi inizi, diceva. Eravate sposati da tanto? 12 anni. Dean sosteneva che per il 15° anniversario mi avrebbe convinta a farmi il mio primo impianto. Stava preparando una sorpresa. Ti spiace se ti chiedo perché non hai impianti? Mi piacciono le macchine, vi, un sacco. Ma non voglio diventarne una. È strano? A me fa molto comodo. Ma fa niente. Dean era l'unica persona che poteva convincermi a cromarmi. Ma non sapremo mai se ce l'avrebbe fatta. Perché mi parli di Dean? Cioè, perché ora? È morto in una gara l'anno scorso, la finale. Ma non è stato un incidente come un altro. Vuoi dire che ti senti in colpa per la sua morte? Io in colpa? Perché lo pensi? È stato fatto fuori da un corpo verme. Peter Sampson, una vera e propria merda ambulante. Che c'entra il corporativo? Non ha importanza, per me era solo un avversario come un altro. Ma per Dean, loro due avevano una vecchia questione in sospeso. Dean non l'ha mai ammesso, ma sì. La loro rivalità era qualcosa di personale. Tuo marito. Dai. Eravamo sul rettilineo finale. Non avremmo vinto, perciò Dean ha usato il ciù. E quel verme schifoso ha inchiodato. Ha dovuto farlo anche Dean. Ma non è così che funziona la gara. Non capisci? La strada era sgombra fino al traguardo. Avrebbe vinto. L'ha premeditato. Sei così sicura che sia stato un omicidio? Non sono i sentimenti a influenzarti? No, li ho visti litigare fino allo sparo della partenza. Durante la gara? Muore sempre un sacco di gente. Sarà una gara come un'altra, nel rispetto. E io? Hai bisogno di me per farlo fuori? Uccidere Sampson è più importante che arrivare primi. Scusa se ti ho mentito. Vabbè. Significa molto per te tutto questo. Quindi sì, seppelliremo quel bastardo. Grazie. Per me è importante. Ne ho bisogno. Ti vedo per la finale? Certo. A presto, Lee.
E vabbè, da quello che ho capito probabilmente ho fatto la scelta sbagliata. Forse non vincerò la finale. Spero comunque di far fuori quello e vincere la finale lo stesso, sarebbe fantastico. Beh, vedremo adesso come va a finire. Ecco Takemura. Molto preziose. Ho anche scoperto qualcosina da solo. Dobbiamo vederci. Dove stavolta? Un impianto di smaltimento rifiuti? Un centro Enkart abbandonato? Nella zona sud di Japantown c'è un mercato rionale. E su una passerella pedonale sopra la strada principale. Usa gli ascensori, è facile perdersi. Io sto già andando. Non farmi aspettare. Vabbè raga, questo farà parte del prossimo video, dove vedrete che cosa succede adesso che vado da Takemura. Bye, ci vediamo alla prossima, sempre su questo canale.